Atto finale ieri sera per la chiusura dei festeggiamenti legati al Carnevale di Fano. In occasione del Martedì Grasso, davanti agli hangar dei carri, è stato dato fuoco al pupo, un rito fanese che ha come obiettivo quello di spazzare via tutti i peccati commessi durante il periodo carnascialesco, dando così il via al tempo di Quaresima. Per rivedere l'ultima puntata è possibile collegarsi nella pagina Facebook o YouTube del Carnevale di Fano e su Fano TV. Dante raccontato dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Il computer ha prodotto un testo, delle immagini che appunto vi mostreremo, come appunto il computer riscrive l'inferno di Dante. Nel contempo una danzatrice, Celeste Sambuchi, danzerà con un drone, quindi l'umano e la macchina che danzano insieme. Poi torneremo indietro di 700 anni, dove Carlo Simoni ci leggerà parte del primo canto dell'inferno, e quindi ci sarà questo paragone tra il moderno e quello che è stato scritto nel 1300 da Dante. E poi ci sarà la riconsegna da parte del sindaco del Carnevale al sindaco Massimo Seri di tutti i poteri, e poi il grande rogo del pupo, che non poteva mancare, anch'esso spettacolare, enorme, bellissimo. Nota divertente di questo sesto appuntamento: Dante Alighieri, che stanco di governare Fano, ha consegnato dopo una settimana al comando della città tutti i poteri e la fascia tricolore al sindaco di Fano. È un piacere e un dispiacere nello stesso tempo, perché come sapete bene mi hanno nominato sindaco di questa festa perché sono il più grande poeta, il più dotato di tutti di testa. Però devo dire che adesso, insomma, la carretta io la ridò molto volentieri al sindaco, perché veramente non se ne può più poi venire da il mio mondo e ritrovarmi con queste cose stranissime, le streaming, i cellulari, il mascherati, il mascherina, la pandemia, no. Preferisco, guarda, le pene dell'inferno forse sono meglio. Ma il lavoro ancora continua per la grande macchina del Carnevale. Infatti, alla fine del mese, i maestri carristi dovranno consegnare i propri bozzetti, mentre l'ente carnevalesca sta ancora decidendo come festeggiare nel miglior modo possibile la stagione ormai persa durante la prossima estate. Quest'estate sicuramente i grandi carri li vedrete esposti in città, e in base a quello che si potrà fare li utilizzeremo da fermi, li utilizzeremo in sfilata. Questo lo vedremo con l'andare della pandemia.